chiamo Floriana e vi presento la mia famiglia. Questo è Alessandro, il mio secondo bambino, e poi c'è Gabriele, l'altro bambino che ha 13 anni, e mio marito Enzo. Questa è la nostra famiglia. Giornata è fare la mamma a tempo pieno, 24 ore al giorno. Sono giornate bellissime, attivissime, dove veramente non ci si annoia mai. Nella mia giornata mi occupo essenzialmente di Ale, il mio cucciolo che da solo non potrebbe fare le cose per il sostegno della sua vita. Però ecco, è dedicata poi all'altro figlio, a mio marito. Ecco, la mia giornata è divisa tra compiti della casa e compiti di questi bambini, di questi figli. Basta. Gesù è entrato in un modo più potente e dolce nella mia vita. E 3 mesi dopo che ho scoperto del problema di Ale neurologico, ed è entrato prepotente e con dolcezza, perché mi ha preso proprio tutta, nel senso ero così disperata che è arrivato lui come un tuono e ha cambiato la mia tristezza in gioia. E Gesù è dentro di me. La gente delle volte mi chiede, no? Prima si diceva io vivo la mia giornata qui, delle volte vedo preoccupazione, compassione, no? Nella gente, dice come fai? E io sono certa, Gesù lo fa per me, Gesù è dentro di me, fa per me, e io sono, ecco, a suo servizio, proprio per rendere la sua gloria, di questo sono certa. Ale a questa società e a questo mondo serve perché è Gesù crocifisso. Nella mia esperienza, in 9 anni, posso constatare, ma per prima, che Ale, con il suo sorriso, con la sua accettazione piena della sua condizione, riesce a toccare il cuore degli altri. Un giorno un volontario mi disse che aveva capito che con Ale, che per evangelizzare il mondo non c'è bisogno di parlare, di camminare. Ecco quello che fa di Ale, tocca i cuori del mio fratello, i primi nostri, il primo di noi tutti i giorni. Ecco, poi vorrei dire questo, che io ho scoperto in questi 9 anni, ho sperimentato veramente la felicità. Ecco, io veramente mi sento una persona realizzata e felice. E quando ci sono dei momenti duri, perché capitano delle preoccupazioni, ecco, una lode rivolta a Dio riesce a spezzare tutte le paure, no? Ecco, la felicità è questo fuoco dentro che non si spegne mai, e Ale contribuisce a mettere carbone su questo fuoco con la sua esistenza. E riguardo alla condizione di Ale, proprio ieri, no? In questa casa, ieri pomeriggio si faceva un'osservazione. Cioè Ale si è alzato di ieri, come tanti giorni, dalla mattina alla sera ha sorriso sempre, no? Nonostante problemi di tosse, grandi problemi che ha, le crisi epilettiche, ecco. Ale veramente ci dimostra che veramente questa è la felicità, la vita va vissuta così, in piena felicità, anche se sembra di non avere niente, lui ha tutto, ha questa felicità che trasmette e porta la sua croce così. Come si voleva dimostrare.
E poi sto male, ti dico, sto prendendo antibiotico, cortisone, è intelligentissimo, anche bilingue, per cui capisce la sua condizione. Dai, ho pensato che lei ha fatto legge, mi fa più apposta, perché uno avrebbe potuto pensare che non c'era. E io ci sono e sono così.